Lumina è stato un successo sia commerciale sia tecnico, ma il suo futuro quale sarà? Il futuro di Lumina spero che sia il più roseo possibile, ovviamente. È stato un successo ed è stato un esperimento ben riuscito, ovviamente, sia dal punto di vista degli strumenti di realizzazione, quindi anche il crowdfunding, quindi il coinvolgimento del pubblico, ed è da lì che io e Linda vogliamo proprio ripartire, il fatto che il pubblico è coinvolto nella realizzazione del libro. Cosa significa? Significa anche solo che adesso che i pacchi stanno arrivando a casa dei lettori e la gente sta ricevendo il libro, siamo subissati ogni giorno, ogni minuto della giornata da fotografie e tag su Facebook di persone che ci mostrano di aver ricevuto il nostro libro e che sono entusiasti nel vederlo, nel sfogliarlo e soprattutto nel leggerlo. Quindi il futuro di Lumina è un futuro che si lega a doppio filo con la volontà dei lettori di continuare a leggere le storie dei due protagonisti. Tra l'altro, una cosa anche abbastanza carina dal mio punto di vista, noi siamo diventati editori per realizzare Lumina. Se guardate l'albo c'è proprio l'etichetta Tatai Lab, che è il nome dell'editore che abbiamo creato per realizzare il libro. Da questo ci è venuta appunto l'idea di mettere a disposizione il nostro know-how per aiutare quei giovani, soprattutto giovani talenti del disegno, e su Facebook e comunque in giro ne abbiamo già trovati, ne abbiamo già visti molto, aiutarli anche loro ad emergere con quegli strumenti che noi abbiamo imparato ad utilizzare con Lumina. Quindi il futuro di Lumina è Lumina, quindi il secondo volume di Lumina, e speriamo il proseguimento della storia per molti 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 volumi, e specialmente speriamo anche di interferire con altri tipi di media, quindi anche magari speriamo videogiochi, cartoni animati, eccetera eccetera. Abbiamo già una mezza proposta per un gioco da tavolo, adesso vedremo, e comunque il futuro si intreccerà anche con questo progetto nostro di collaborare con giovani artisti che si meritano tutta la visibilità possibile e si meritano di essere visti dal pubblico e sostenuti da quello stesso pubblico che ha sostenuto il nostro progetto. Grazie mille. Grazie a voi.